da Sanremo. Oltre il festival. Eccoci qui in diretta su Radio Bella e Monella da Oltre il Festival per scoprire qualcosa di più dei nostri cantanti in gara in questa edizione di Sanremo, e qui con noi c'è Geolier. Ciao a tutti, ciao. Benvenuto. Grazie. Benvenuto. Grazie. Ci vuoi raccontare un po' del tuo brano in gara? Tra l'altro titolo io non voglio pronunciarlo sbagliato, quindi lo lascio pronunciare a te. I per me, tu per te. I per me, tu per te. Com'è? I per me, tu per te. I per me, tu per te. È una missione persa, ma. Missione persa. Dai, raccontaci un po' come nasce l'esigenza di portarla al festival e di che cosa parla. Ma l'esigenza parte dal poter portare il napoletano. Quando ci hanno dato la possibilità di portare il napoletano in gara è stato un incentivo, no, per noi riuscire a portare il napoletano. Poi nella lavorazione, diciamo, è stato facile perché eravamo gasati già di poter portare il napoletano, capite? È venuto tutto da sé. Siamo partiti dalla base, Michelangelo ha fatto la prod, volevamo dire qualcosa. Abbiamo dato questo messaggio che alla fine Ipo Metu per te salva una relazione anche dopo che è finita. Perché sai, a volte una relazione può andare avanti per inerzia, per abitudine. Certo. E fare Ipo Metu per te è la dimostrazione dell'amore più grosso che si può dare alla fine. E io ho saputo da gente che lavora con te che il processo creativo per creare una canzone in realtà è molto curioso, perché tu già nella testa hai una sorta di melodia, giusto? Ci vuoi spiegare come effettivamente scrivi e poi... In realtà non lo so. Ispirazione. È ispirazione, l'arte non esiste, i quadri partono da zero, capito? Un quadro prima di essere un quadro è una tela bianca. Una canzone prima di essere una canzone è il silenzio, quindi devi partire tutto dal niente in pratica. E quando già ti fai troppi progetti prima, non arrivi a quello che vuoi, non è matematica, capisci? Non si può progettare prima, devi andare, devi già partire, devi partire con un'energia, e poi dopo, diciamo, inizia a scremare, inizia a dare un concetto, il titolo. La parte più difficile di una canzone è il titolo. È il titolo. E come ti è venuto questo? Perché, diciamo, nel pezzo lo ripeto mille volte. Ok, scelgo. Ok, dico così. Effettivamente, perché tanti ho saputo da altri artisti che invece sono partiti dal titolo e poi hanno scritto la canzone. Le ammiro molto. Quindi è proprio soggettivo. Scusa un secondo, perché sento un'interferenza come se qualcuno si stesse intromettendo. Una domanda che mi incuriosisce. Ma in diretta? Un minuto prima di entrare a teatro, soprattutto di essere sul palco dell'Ariston, cosa pensi o cosa pensate? Ma un minuto, non un'ora prima, un minuto. A tornare indietro. Capo. No, non pensi a niente in realtà. Ieri la forza mia è stata proprio a vedere, io stavo sulle scale, no? La mia forza è stata vedere Giorgia, Fiorella Mannoia e Ama che mi aspettavano. Dice, vabbè, allora è tutto vero, diciamo, è tutto reale, si tocca. Però diciamo nessuno pensa a niente, non è vero, chi pensa alla madre, chi pensa al papà, chi pensa... Io avevo una cartolina di Napoli appresso che la volevo portare con me anche sul palco, ma talmente preso dall'ansia che io vivo per Napoli, no? Però in quel momento me l'hai scordato, non me la sono portata. Quando poi sono uscito, dov'è? Stavo a casa. Però alla fine vedi che nonostante il portafortuna fosse a casa, hai portato a casa un risultato straordinario proprio ieri. Sì, per adesso va bene. Adesso però c'è anche un altro grandissimo risultato, tra poco parte il tuo tour e allo stadio Maradona di Napoli è successa una cosa meravigliosa, ci vuoi raccontare un po'? Ma le date? Le date e il sold out soprattutto, che è una cosa unica al mondo. Sì. In realtà volevamo fare una data, io volevo fare nemmeno una, ti dico la verità, perché era impensabile. Però aperta la prima data, diciamo in 12 minuti abbiamo tipo venduto quasi tutti i biglietti. Il sito è andato in crash totale, era dovere aprirne un'altra. Però è tutto inquantificabile, non si può spiegare, non provo, paradossalmente non provo ancora niente per questo. Devi ancora realizzare. Perché è ancora grande, capito? O perché sto facendo qua e sto tutto, diciamo,
avanti e indietro, mi devo ancora sedere, progettare lo spettacolo. Voglio incentrare, diciamo, le tre date su Napoli, perché alla fine è stato un regalo loro che mi hanno fatto a me di fare tre date a Maradona, che se non me le raccontavo, me le dovevo comprare solo io, capito? Certo, certo. Va bene, allora noi ti auguriamo ovviamente il meglio per il tuo tour, per questo Festival di Sanremo, ed è stato veramente un piacere averti qui con noi. Grazie mille, ciao a tutti. Grazie mille. Da Sanremo, oltre il Festival, le voci di tutti gli artisti in diretta da Villa Nobel. Perché Sanremo è Sanremo, in collaborazione con Risparmiare in bolletta con i raggi solari. Con Veep Energy si può. Passa al fotovoltaico. Veep Energy, ci trovi su veepsolar.it.